Questa villetta verrà intitolata alla famiglia Nencioni, che ha perso la vita nella strage di Via dei Georgofili, e il capannone sarà intitolato a Giuseppe Valarioti. Portano i nomi di uomini, donne e bambini uccisi per nome della mafia. Fare memoria è il nostro scopo principale, per cui un'iniziativa di genere non c'è cosa migliore di far memoria. La memoria non si uccide, la memoria non si travella a colpi di pistola, ma dobbiamo cercare di darne testimonianza. A Terranuova Bracciolini sono infatti conclusi i lavori di adeguamento del capannone della villetta appartenuti alla criminalità organizzata che erano stati assegnati al comune dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Significa che questo territorio si assume l'impegno di portare avanti, nel nome anche di questo persone, di costruire percorsi di legalità grazie anche al riutilizzo sociale di un bene confiscato alla mafia. Le strutture si trovano alla periferia del capoluogo valdarnese, il primo un ex sito produttivo sorge in via Poggilupi, l'altro invece si trova alle Ville, frazione alle porte della cittadina. Ha un valore simbolico e anche un valore sostanziale, perché la villetta alle nostre spalle verrà utilizzata per il co-housing solidale, per dare risposta all'emergenza abitativa, mentre il capannone industriale verrà impiegato come archivio comunale e come rimessa dei mezzi della protezione civile, quindi due utilizzi significativi e importanti. I beni sono stati recuperati e ristrutturati grazie al finanziamento della Regione Toscana. Ci sono decine di migliaia di beni confiscati nel nostro paese che non sono utilizzati. La Toscana sta cercando di dare una risposta, siamo gli unici che mettono risorse proprie del bilancio regionale per sostenere questo passaggio e vedo che funziona.